Salve a tutti amici e bentornati su TechNewser.net. In questo video andremo a vedere come applicare una pellicola su un tablet o su uno smartphone senza far apparire quelle fastidiose bolle che molto spesso vengono fuori quando si applica una pellicola. Per farlo abbiamo bisogno di una pellicola in vetro temperato, come questa. Vi consigliamo per l'appunto il vetro temperato in quanto non solo questo materiale dura di più ed è più resistente, ma è anche molto più semplice da applicare, in quanto il vetro andrà ad applicarsi perfettamente al tablet ed eviterà che si creino le bolle. Ma iniziamo subito. La prima cosa da fare è assicurarsi che il vetro del tablet sia completamente pulito e non vi siano granelli di polvere o altro. Potete pulire lo schermo con questi gadget che vengono forniti all'interno di tutte le pellicole, quindi all'interno della confezione, in cui uno serve per bagnare lo schermo e l'altro invece serve per asciugarlo. Noi l'abbiamo già fatto, quindi possiamo passare ad applicare la pellicola sullo schermo. In questo caso andremo ad applicare la pellicola su un tablet, ma il procedimento è il medesimo anche su uno smartphone. Rimossa la protezione, assicuriamoci che anche sulla pellicola non vi siano residui o granelli. Prendiamo le misure. Ecco, non ci resta nient'altro da fare che appoggiare la pellicola, e come potete vedere, inizierà a distendersi da sola. E l'aria ad uscire, in quanto, siccome la pellicola in vetro temperato è rigida, non ci sarà bisogno di far uscire l'aria tramite l'ausilio di una carta, in quanto lo farà da solo. Bene, come potete vedere, la pellicola si è messa praticamente in pochissimi secondi. È una procedura molto semplice. Se il video vi è stato utile, vi invitiamo a mettere mi piace ed iscrivervi al nostro canale e a seguirci anche sul nostro blog. Ci vediamo al prossimo video.